can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the ministry. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. Primo giorno del cammino primitivo, che si chiama così non perché ci sono i cavernicoli, ma perché è stato il primo itinerario di pellegrinaggio. E mi sto muovendo adesso dalla cattedrale di Oviedo alla prima tappa. Vediamo quanti chilometri riesco a fare. Non ho ancora dove dormire stanotte, ma Dio vede e provvede. Quasi. Ma pure tu c'è la GoPro. Questa è la terza fontana che incontriamo sul nostro cammino. Secondo giorno del cammino primitivo. Il contesto è assolutamente rurale e abbiamo scoperto che non vale la pena partire troppo presto per via di un nebbione gelido che si è alzato stanotte. Not the perfect stamp. Nice. Yeah. Yeah, so I was Esto es el bar más guapo de todo el camino primitivo. Yay! Buona Jerry! Dopo la tradizione della tortura dei pollici dell'Inquisizione, abbiamo fatto lo schiaccianoci spagnolo. Well, just 3 kilometers, so I'm sure we'll find each other. Ecco che mi chiedono a che cosa serve questo sconosciuto, il bidet. Ebbene, serve, dopo che hai cagato, a lavarti il culo. E per il cogno? For the cogno as well, yes. Yes. For luxuries, nothing left to pay my heating bill. What the good Lord will provide, I know he will. So sit. È stata una bella e lunga arrampicata arrivare fin qui.
Al momento mi trovo in testa al gruppo in salita perché ho fatto un piccolo doping. Io ho bevuto una bella bottiglia di sidro e loro la Coca-Cola. Abbiamo anche incontrato il pellegrino del mountain bike che ci ha ricordato la storia della lepre e della tartaruga. Ha detto: "Aiù, tu stai facendo la lepre ma solo in salita, poi viene la discesa e sarò io a passare avanti." Inizia la faticosa salita e si vedrà adesso vantaggi e svantaggi nel trekking. Abbiamo Cristina con i paletti che l'aiutano tantissimo in salita, poi abbiamo Philip, il più giovane di noi, 23enne, lo aiuta all'età nonostante i suoi 19 kg di bagaglio. Poi in seconda posizione Eric con 9,5 kg da portare, partito alle 6 di mattina, che ha fatto già più chilometri di tutti. Naturalmente loro due, le bestie di testa, sono aiutate anche dalla propria nazionalità perché sono tedeschi, quindi il freddo, la nebbia, dormire in tenda eccetera eccetera non gli fa assolutamente niente, non gli scalfisce neanche. E infine ci sono io, napoletano dalla pelle fragile e ustionabile al sole, con il bagaglio forse più leggero di tutti e anche la saggezza dell'età dalla mia parte. Vai, ti inquadro. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare a Grado. Stiamo attraversando il centro di Grado e fondamentalmente da Oviedo a Grado è la prima tappa del cammino primitivo, ma noi abbiamo spezzato un po' la tappa e quindi procederemo fino a Cordigliana. E spezzare le tappe, quindi arrivare anziché alla tappa canonica ma a metà strada della tappa successiva, assicura la facilità di trovare posto in ostello. Palma.